Ciao, io bentornati sul mio canale, questo è Guitar Clan, io sono Salvatore. Oggi volevo vedere insieme a voi, data che noi chitarristi abbiamo spesso la necessità di microfonare i nostri amplificatori, come microfonare, o meglio, più che come microfonare che ci vorrebbe insomma un fonico esperto per dirci la verità su come si microfona un amplificatore, ma capire come varia il suono in funzione del cambiamento della posizione del microfono rispetto al cono. Allora, io sto usando il mio Valve King 212 e come posizione iniziale il microfono è uno Shure SM57, un classico per quanto riguarda la microfonazione di amplificatori. Attualmente è al centro, quasi al centro del cono, spostato più verso leggermente verso un lato. Quindi andiamo a vedere in questa posizione userò la mia Sire H7 con il pickup al manico e userò solo il pickup al manico per tutte le posizioni che varierò del microfono. Andiamo a vedere prima con una base ritmica. O meglio con un po' di accompagnamento ritmico e poi magari facendo due note singole come varia il suono al variare della posizione del microfono rispetto all'altoparlante del mio amplificatore. Andiamo a vedere. Allora, quello che io sento in cuffia, il suono è abbastanza rotondo. Non vi ho parlato della distanza del microfono dal cono, ma diciamo che ho quei 3 centimetri dalla mascherina dell'amplificatore, quindi penso che siamo intorno ai 6, 7, forse anche 8 centimetri di distanza dal cono. Il suono, devo dire la verità, mi sembra abbastanza buono. Nel senso che forse è un po' gli alti sono un po' più presenti rispetto a quello che io sono abituato a sentire con la mia configurazione normale, ma già così mi piace com'è il suono. Ora spostiamo il microfono leggermente più verso la membrana, non al centro, più verso la membrana del cono fino ad arrivare al punto più esterno del cono e vediamo come varia il suono. Thank you.
Ok, ho spostato il microfono più verso l'esterno dell'altoparlante e il suono mi sembra leggermente più medioso. Non credo che sia una differenza così abissale, sinceramente, prendendo il suono dal centro del cono più, diciamo, spostandomi verso l'esterno. Il suono mi sembra più o meno quello, ma forse un po' più medioso, da quello che sento in cuffia, e anche le cuffie, insomma, hanno dei loro limiti. Li sento un attimino forse meno presenti di frequenze alte i suoni. Non so, mi pare di non notare comunque tutta questa differenza. Proviamo un attimino a valutare un attimo meglio i bassi. Ecco, sui bassi forse mi sembrano, sì, forse meno bassi, un po' più mediosi, ecco. Comunque devo dire la verità che rispetto al centro del cono non noto poi tutta questa grande differenza. Il suono continua a piacermi, quindi sinceramente non vedo tutta sta follia per cui il centro è diverso rispetto a una posizione più verso l'esterno. Vediamo un attimino, mettendo il microfono completamente verso l'esterno, verso la circonferenza esterna dell'amplificatore, cosa succede. Allora, io ora il microfono è completamente sul perimetro esterno dell'altoparlante. Vediamo un attimino cosa succede. Spero che qualche cosa cambi, sinceramente. Thank you.
dire, anche qui è una differenza veramente sottilissima. E con un microfono, secondo me, non è poi così apprezzabile. Magari se microfonassi l'amplificatore con due microfoni differenti, sicuramente variando la posizione dei microfoni, e comunque già il fatto stesso che i microfoni, insomma, qualora io dovessi microfonare con due microfoni, fossero differenti. Sicuramente anche già la capacità di catturare di un microfono piuttosto che dell'altro, il modo di catturare, sicuramente influenzerà sicuramente il suono anche in funzione della posizione di questi due microfoni. Con un microfono devo dire la verità che io ho tutta questa differenza. Sì, forse una differenza sottile la si sente, ma non così eclatante come io pensavo, insomma, quindi onori al merito ai fonici, ai loro magheggi per cercare la posizione giusta di un microfono rispetto al cono di un amplificatore, però io devo dire la verità che in cuffia non ho sentito tutta questa, forse magari editando il video e ascoltando il risultato nei monitor, forse la sensazione sarà differente. Vi farò sapere nei commenti cosa ho trovato editando il video. Insomma, sperando che il video vi possa essere stato utile e che vi sia piaciuto, io vi invito a mettermi un like, a iscrivervi al canale e chissà, magari la prossima volta saremo più partecipi delle informazioni che ci dice il fonico dall'altra parte, se magari capiamo quali sono le sue pretese, anche solo di posizionamento del microfono. Quindi raga, io vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video e come sempre, ciao aia!